Ciao a tutti, sono Claudio e Caffè è la mia passione. Bentornati sul mio canale. Oggi un video speciale per gli appassionati di caffè, ma prima di iniziare con questo video a cui tengo veramente tanto, perché ho incontrato una persona speciale, appassionata di caffè quanto me e che veramente ne sa tanto e abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, vi voglio ricordare, come avete già visto sul mio sito, c'è tutta la sezione Pasquale, poi c'è la sezione dell'outlet nuova, ma non voglio parlare di questo in questo video, è dedicato ad altro. Però vi devo sempre premiare con una guida, come vi ho promesso nel video scorso, se non l'avete visto andatela a vedere. Vi voglio premiare con qualcuno di voi che ha commentato ed è iscritto al canale il video settimana scorsa. Vi regalerò una guida Camaleonte dei caffè, la guida per appunto le torrefazioni dei caffè d'Italia. Lo sorteggerò a fine questo video, ma entriamo appunto nel tema di oggi. Ho fatto una chiacchierata piacevole in fiera con Marco Bazzara, della appunto Torrefazione Bazzara, uno dei due fratelli. Marco è veramente una persona troppo appassionata e troppo esperta, sia di caffè ma anche di vino, di profumi. Abbiamo fatto veramente una di quelle chiacchierate che spero che voi la vediate come l'ho vissuta io, una chiacchierata piacevole tra due amici che hanno una passione in comune e abbiamo affrontato tante sfaccettature di questo mondo del caffè che tutti amiamo. Quindi vi lascio a questa bella chiacchierata e poi vi riprendo a fine del video per regalare appunto una guida delle Torrefazioni d'Italia a chi ha commentato il video di settimana scorsa. Iniziamo. Eccoci con Marco di Bazzara. Ciao Marco. Buongiorno a tutti. Ho tante curiosità perché non siete il classico brand di caffè che tosta caffè, produce caffè e vende caffè, giusto? Infatti, infatti. Raccontami che azienda siete, e che fate. Allora, innanzitutto, mi presento, io sono Marco, il quality manager e formatore per la Bazzara Academy, il comparto legato all'education della nostra azienda. Noi lavoriamo da più di 60 anni a livello di caffè artigianale, quindi la massima qualità da proporre a livello di origini selezionate e commerciali di alta gamma. Oltretutto, noi portiamo avanti, promuoviamo questo concetto di qualità non solo attraverso i nostri prodotti, ma attraverso le nostre attività promozionali, i nostri eventi come il Trieste Coffee Expert e appunto attraverso la nostra accademia. Noi siamo Premier Training Campus della SCA ormai da una ventina di anni e grazie a tutti i moduli che presentiamo durante i percorsi formativi riusciamo a promuovere la cultura del caffè come tante altre accademie fanno. E non solo perché una novità recente di quest'anno è quella legata al mondo della profumeria. Io oltre a essere quality manager e sommelier in generale, sono profumiere, mi occupo sia di profumeria naturale che sintetica e sono riuscito, così mi vanto, restando sempre modesto, ecco perché la formazione deve essere aperta a tutti, ma deve essere anche aperta a noi stessi, quindi aggiornarsi e studiare sempre di più è una cosa vitale oggigiorno. Più che altro sono riuscito a creare, ad unire la figura del profumiere a quella del sommelier, del sensorialista, in un percorso dove si parla di creazione e costruzione della piramide olfattiva, ma si vanno anche a legare dei concetti legati appunto alla strutturazione di una scheda sensoriale, la valutazione di errori psicofisiologici, ma anche allo studio dell'analisi sensoriale come disciplina scientifica vera e propria. Ok, questo è incredibile. Io ho ancora un dubbio. Perché non vi trovo nei bar in Italia? Ah, noi non lavoriamo in Italia non perché odiamo il nostro paese, anzi, a noi piace fare rete con i nostri connazionali, con i nostri cari amici. Il problema è che c'è molta concorrenza, ma non siamo in Italia più per un retaggio storico, anche perché noi ci ritroviamo a lavorare con un pubblico internazionale ormai da una vita, quindi forse siamo più estero-oriented che altro. Ciò non toglie che avendo comunque un e-shop noi proponiamo al pubblico locale tutta una serie di prodotti a livello di singole origini, miscele, barattoli e miscele anche singole origini bio, certificate bio organiche. Ok, poi hai parlato dell'accademia che principalmente magari si rivolge ai professionisti perché avendo la possibilità voi di rilasciare le certificazioni SCA, la certificazione SCA in teoria io dico sempre che sarebbe la base per approcciarsi a questo mestiere che stare dietro una Come macchina del caffè, perché no? stare dietro una macchina del caffè ci può stare chiunque, ma anche no, perché sei un professionista formato e magari anche certificato, cosa che viene normalmente richiesta all'estero perché
per fare per stare una macchina del caffè all'estero ti viene richiesta una certificazione, giusto? Assolutamente. E invece in Italia ancora no, purtroppo, giusto? In Italia noi abbiamo difficoltà ad approcciarci la formazione, almeno non tutti, mai più effettivamente dicono ma non ho bisogno di ottenere una certificazione o fare un corso di aggiornamento, sapendo che la macchina espresso non necessita di tutte queste dinamiche per l'estrazione. In realtà non è così, perché oltre a dover conoscere il prodotto, quindi la materia prima, risulta necessario e vitale conoscere proprio lo strumento che vai ad utilizzare. Sì. È un po' come il Marines, che sì, è un abile tiratore, però se non sai montare, smontare, assemblare lo strumento, ti ritrovi in difficoltà, nei momenti di difficoltà sei impacciato. Può essere, diciamo, il migliore, ma se poi in quel momento non riesci a usare lo strumento... Io la riduco ovviamente, la semplifico, però è ovvio che la macchina espresso, come anche il macinatosatore, per quello che riguarda la stazione bar, da un punto di vista tradizionale rappresenta un po' il pezzo forte di noi italiani, una cosa, uno spazio sacro, direi. Si tende ancora a sottovalutarlo. Il problema è che la formazione va a sopperire questa mancanza e unire appunto questi tre fattori, questi tre parametri che sono caffè, macinino e macchina espresso, oltre a tutta un'altra serie di conoscenze, ma anche di informazioni necessarie per far sì che l'estrazione fili perfetta. Marco, una curiosità, credi che stia crescendo l'attenzione del professionista, che è il bar, verso queste tematiche, o c'è sempre la solita nicchia che c'è sempre stata attenta in una percentuale? Perché è rimasta fissa o sta crescendo questa attenzione? Perché io sicuramente la vedo crescere nei privati. Cioè sì, io, tanti che mi seguono hanno a casa una macchinetta, un macinino e fanno corsi, giusto, e sono attentissimi. Giusto, vero. E non ho però la percezione dei professionisti del settore se stia crescendo questa attenzione a formarsi. Sì, noi con la nostra accademia formiamo sia operatori che appassionati, quindi le porte della nostra realtà sono aperte a tutti. È vero che alcuni privati sono più accorti, diciamo, e quindi si occupano sia dell'attrezzatura che del prodotto, quindi vanno ad unire queste due cose per avere un'esperienza di consumo ottimale. Io vedo oggigiorno, io sono un po' figlio di due mondi, perché io ho studiato, ormai sono da anni all'interno di questa filiera, e mi ritrovo un po' figlio di due mondi perché ho studiato con i vecchi crudisti, i vecchi tostatori di un tempo, ma anche mi sono formato tramite la Specialty Coffee Association con grandi esperti, quindi cerco di unire queste due concezioni, questi due sistemi in un unico solo. Il problema qual è? Il problema è che oggigiorno si tende a parlare troppo di qualità eccelsa senza dar modo al barista di capire cosa sia la qualità. Infatti non solo durante i miei corsi, ma durante le occasioni, durante gli eventi, le fiere, insomma, in queste occasioni comuni mi ritrovo a parlare di analisi sensoriale in maniera molto semplice per far sì che il consumatore capisca che prima di parlare di un caffè specialty dagli 80 punti su, paragonandolo magari a un commerciale di bassa qualità, sia in grado di percepire la differenza tra uno e l'altro concentrandosi sui propri sensi, quindi utilizzare se stesso, i propri apparati sensoriali, come strumento di analisi. Sì, io credo che su questo aiuti molto quelle scatole con tutti gli aromi del caffè, certo, sintetizzati. Sì, sì, perché ti confermo. Se io racconto che nel mio caffè ci senti liquirizia e nocciola, però tu magari non hai un palato allenato, forse appunto con l'olfatto in un campione di aroma ti riesci a identificare poi quello che ti ho raccontato. No, hai perfettamente ragione. C'è una differenza a livello terminologico quando andiamo a confrontare un universo sensoriale con un altro universo sensoriale. Resta anche il fatto che una volta che si utilizza un linguaggio comune, in questo caso il linguaggio comune è il linguaggio dell'analisi sensoriale, riusciamo ad avvicinare poi i consumatori, i professionisti, i tecnici di un mondo rispetto a un altro mondo, per poter, come dire, creare un punto in comune, un approccio comune poi di applicazione. Per quanto riguarda il caffè, noi parliamo di espresso, parliamo di filtro, parliamo di preparazioni alternative. Verrebbe da dire caffè e caffè, ma non è proprio così. Perché senza parlare di derivati, di bevande a base caffè, se dovessimo andare per esempio a paragonare un espresso con una moka o un filtro, per stare sempre in tema, vedremo che avremo dei parametri da aggiungere e da togliere. Uno di questi parametri è la crema, prima di tutto.
ma è anche vero che a livello di persistenza, di aftertaste e di flavor avremo un'altra percezione. Scontato, direte voi, però queste cose, se non si passano poi al consumatore, l'ultimo anello della catena, non è giusto definirlo come tale, ma l'ultimo anello perché ovviamente da piantagione, poi crudisti, vari intermediari, torrefattori e quant'altro, si arriva al consumatore. Ultimo, ma in realtà è anche il più importante, perché grazie al consumatore che noi possiamo fissare uno standard qualitativo. Il consumatore per noi rappresenta la cosa più importante, come anche il piantatore d'altra parte, perché andando a congiungere gli anelli della filiera riusciamo a mantenere questa qualità, uno standard qualitativo che porta beneficio non solo all'ultimo anello, ma anche a quello d'inizio fila. Un'ultima domanda che volevo farti, a parte che è interessante tutta la vostra produzione di libri, cioè per un appassionato di caffè sicuramente è interessante, io ho avuto modo di vederne alcuni e li trovo sempre molto interessanti, complimenti. Grazie. E quanto ti aiuta essere sommelier del vino rispetto all'approccio al caffè? Perché secondo me hanno tante cose in comune e un palato allenato è allenato un po' per tutto, no? Sì, io come giustamente ti raccontavo prima, questo brutto vizio di approcciarmi a diversi mondi sensoriali, più che altro perché credo fermamente nell'idea che non si può essere solamente sommelier di caffè, esperti di caffè e fermarsi lì. Ogni mondo sensoriale può portare poi delle informazioni in più, ma anche una conoscenza e un vissuto in più da utilizzare nel tuo quotidiano. Essere sommelier di vino mi aiuta molto nell'attivazione sicuramente di nuovi programmi formativi e nel passare tutta una serie di conoscenze ai miei corsisti, ma aiuta ad apprezzare sempre di più la qualità del caffè, perché non per forza ritroviamo le stesse macrofamiglie olfattive paragonando vino e caffè, però come dicevo prima ci sono molti punti in comune e quando parliamo di aromi fruttati, floreali, speziati e quant'altro possiamo fare questo paragone e avvicinarci anche al mondo del caffè in maniera molto più agevole. Sì, mi affascina tantissimo, anche perché poi hai messo in mezzo anche i profumi, che è un'altra mia passione. Io su quello, anche quello è una cosa che mi piace tantissimo. Marco, io credo che la cosa più interessante sarà rivederci in un vostro corso, mi piacerebbe venirvi a trovare, ovviamente mi porto le telecamere perché dietro le telecamere ci sono tutti quelli che mi guardano, quindi mi farà piacere rincontrarti al di là del, appunto, in un'aula e in una formazione. Più che benvenuti. Intanto grazie. Grazie a voi. Bene, spero che questa chiacchierata con Marco vi sia piaciuta. Fatemi sapere se ne volete anche altre di questo genere di video un po' diverso. Ora andremo a sorteggiare chi ha commentato il video settimana scorsa. Vi invito ad andarlo a vedere se non l'avete fatto e vi invito a iscrivervi al canale. Mi raccomando, troppi pochi li guardano ma non sono iscritti, e commentare questo video perché potreste essere voi a vincere settimana prossima. Vince Oriana Livecchi. Oriana, complimenti, scrivi la mail che trovi in descrizione, ti regalerò una guida camaleonte e un assaggio dei miei caffè. Per tutti gli altri, come ho detto, iscrivetevi, commentate questo video, magari settimana prossima vorrei decidere di fare un altro regalo e sorteggiare qualcuno di voi. Ci vediamo sabato prossimo alle 2. Un saluto da Claudio, ciao!